Questo programma è offerto da Amici sportivi, amanti del basket, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Basket E. Come di consueto andremo a fare un'analisi di quelli che sono stati i risultati delle quattro squadre teramane impegnate nel campionato di Serie A e di Serie B. Bilancio che vede una vittoria, quella di Roseto, e tre sconfitte, quella di Teramo Campli e Giulianova. Abbiamo come sempre gli ospiti giusti per analizzare quindi tutta la situazione delle quattro squadre. Cominciamo con il presentare il presidente della Meta Teramo Basket 1960, Ermanno Ruscitti. Bentornato presidente. Grazie, buonasera. Abbiamo poi un altro ritorno, è quello del team manager del Roseto Sharks, Stefano Blois. Ciao Stefano. Ciao, buonasera. Poi diamo il benvenuto al preparatore atletico del Giulianova Basket, Pier Giorgio Verrini. Benvenuto. Grazie, buonasera. Ed infine bentornato anche all'opinionista Gabri Bonaventura. Ciao Gabri. Ciao Lorenzo, grazie a voi. Allora, seguiamo come sempre il nostro schema, andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati e la classifica del girone est della Serie A2. L'abbiamo detto appunto poco fa, c'è stata la vittoria di Roseto contro Forlì, vedete, con il punteggio di 82-80 dopo un tempo supplementare. Vittoria chiave quella degli Sharks, che mettono un tassello importantissimo per quanto riguarda il discorso salvezza. E poi, andando appunto anche a vedere la classifica, vedete, mantengono anche la posizione nelle zone nobili della graduatoria, quindi in piena zona playoff, a pari punti sia con Fortitudo, con la Fortitudo Bologna, che con il Mantova. Allora, io coinvolgo subito Stefano. Stefano, è stata una vittoria chiave, dicevamo poco fa, e tra l'altro vittoria soffertissima, perché insomma eravate anche a più 20 verso la metà del terzo quarto, poi Forlì è rientrata letteralmente in partita, vi ha costretto al supplementare. Lì però siete stati freddi nel portarla a casa. Sì, è stata una partita che onestamente ad un certo punto sembrava decisamente indirizzata verso di noi, e poi pian piano Forlì brava a rientrare, molto meno bravi noi a consentirgli di farlo, anche perché abbiamo letteralmente smesso di giocare. Poi però la cosa importante è che una volta arrivati anche sotto nel supplementare, nonostante mancasse Fulz, siamo stati bravi a non perderci d'animo, a restare uniti e a conquistare una vittoria che, anche per come è arrivata, forse è ancora più importante, perché dimostra anche che questo gruppo sa soffrire, sa alzarsi di tono nei momenti chiave, e questa è una gara fondamentale anche per la stagione, per quello che significa a livello di classifica, a livello di morale. Abbiamo forse messo la pietra sopra il discorso salvezza, e adesso possiamo provare ad entrare nelle prime otto, cosa che stiamo facendo all'inizio stagione, e cercheremo appunto di mantenere questa posizione da qui al proseguo della regular season. Possiamo dire che, insomma, per quanto riguarda il discorso salvezza, ci siamo quasi al 99%, manca l'aritmetica, direi che è attiviata. Però direi che siamo a buon punto. Gabri, quanta fiducia può dare una vittoria del genere? Perché l'avevamo anche detto nella scorsa puntata, sono quelle partite un po' chiave, cioè diciamo partite molto rischiose e pericolose, anche perché Forlì è stata molto attiva sul mercato, e poi possiamo dirlo, si è giocata praticamente non tutto, quasi, contro Roseto. Adesso avrà un filotto di tre partite in casa, però ecco, ha dato il massimo, perché rientrando da meno 20 vuol dire che veramente ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, e quindi una vittoria ancora più importante per Roseto. Sì, sì, direi che quando sei costretto a vincerla due volte è sempre molto rischioso. Sicuramente Roseto ha dato una prova ennesima di grande spessore mentale, perché l'inerzia sembrava completamente capovolta. E Forlì ha giocato con il sangue agli occhi, perché chiaramente ha una situazione di classifica così precaria che non può sprecare occasioni, e quindi brava Roseto comunque a portarla a casa con le mani e con i piedi, e adesso a inseguire, come diceva giustamente Blois, il sogno playoff, che a questo punto è sicuramente un qualcosa di molto probabile, e che è nei desideri di una piazza che soprattutto nei playoff mostrerà ancora una volta tutto il grande entusiasmo di cui è capace.
Tra l'altro Stefano, in conferenza stampa, Emanuele Di Paolo Antonio ha usato il termine matura per definire la sua squadra, perché ovviamente gli è stato chiesto come mai c'è stato questo calo, se era stato più un calo fisico che psicologico. Di Paolo Antonio ha detto che è stato più un calo appunto mentale, come hai detto anche tu adesso. Sembrava che insomma la partita fosse archiviata, di fatto poi loro sono rientrati a sorpresa. Però ecco, ha usato proprio questo aggettivo, squadra matura, quindi a, come dire, riconfermare ulteriormente la grande forza del gruppo. Sì, è un aggettivo secondo me molto calzante, anche pensando a tutto quello che è stato il nostro percorso, perché noi non abbiamo praticamente mai sbagliato in casa, perché le uniche due partite che abbiamo perso il Palamaggetti sono state contro Treviso e Virtus Bologna, che ci può tutte stare, due insomma, tiratissime, contro, certo, le due squadre che guidano il campionato, e le altre le abbiamo tutte vinte. Questo ci ha consentito di non aver mai avuto dei veri e propri momenti di crisi, di restare sempre comunque in linea di galleggiamento, e in trasferta abbiamo pizzicato tutte le partite, tra virgolette, vincibili, quelle contro le squadre che ci seguono in classifica, la stessa Forlì, Recanati, Imola, e quindi diciamo non abbiamo mai sbagliato una partita, mettiamola così, fra quelle che non dovevamo sbagliare, l'unico piccolo rimpianto forse quello di Piacenza, più che altro per come abbiamo perso, ma direi che nell'arco di un campionato ci può assolutamente stare. E quindi diciamo questa grande tenuta mentale, questo fatto di saper vincere le partite giuste ci ha sempre consentito di rimanere tranquilli e di avere appunto questa classifica. Tra l'altro anche il modo in cui è stata vinta, perché c'è stato appunto il canestro praticamente quasi allo scadere di Smith, e anche qui insomma si riconfermano anche delle gerarchie a mio avviso equilibrate, perché Smith, l'abbiamo anche più volte detto, non è troppo, è stato come dire disciplinato anche da coach Di Paolo Antonio, non è tanto accentratore, però ecco, in questo caso ti può risolvere anche delle appunto delle situazioni molto complicate e ti fa vincere delle partite fondamentali. Certo, io in telecronaca ho detto che la partita di domenica ha un po' rispecchiato quella che è la nostra squadra di quest'anno. Nel primo tempo abbiamo chiuso più 14 con due punti di Smith, quindi si è visto che non è una squadra che dipende esclusivamente dal suo giocatore più forte, ma è una squadra che si esprime al meglio con tutti i suoi elementi. Poi nel momento in cui c'è stato un calo globale, il giocatore di maggior talento si è preso la responsabilità di portarci alla vittoria e di segnare il canestro più difficile. Quindi diciamo è una squadra un po' a due facce: quando c'è bisogno di Smith che magari si prenda qualche responsabilità in più, che esca un po' più dallo spartito, diciamo così, lui risponde presente, però non siamo solo Smith dipendenti, l'abbiamo dimostrato tante volte. Tra l'altro proprio adesso appunto abbiamo visto, ecco qua, il canestro allo scadere di Smith, praticamente a 9 decimi di secondo. Voglio coinvolgere anche Pier Giorgio Verrini. Pier Giorgio, voglio chiederti appunto un parere, ecco, un tuo personalissimo parere sul campionato che sta facendo Roseto, che fin qui insomma si può dire tranquillamente è la sorpresa per quanto riguarda il girone est della Serie A2. Certo, sicuramente una sorpresa nelle primissime giornate, ma sempre più una certezza poi durante l'anno, e poi dopo quando le annate si incanalano verso diciamo una fiducia generale, come diceva lui, del gruppo ma anche dei singoli individui, ecco che ovviamente sono fuori delle bellissime stagioni. L'obiettivo playoff è raggiungibilissimo, ovviamente sempre continuando con questo ruolino di marcia, con questa convinzione. Però ecco, veramente un grandissimo lavoro di Emanuele, perché la squadra gioca bene ed è stata premiata per questo. Presidente Ruscitti, diciamo insomma che adesso appunto lo stavamo anche anticipando, l'abbiamo trattato insomma poco fa, discorso salvezza si può dire quasi archiviato per Roseto, e adesso come dire, conoscendo anche la piazza di Roseto, si può dire appunto che il bello deve ancora arrivare, cioè l'ambiente si caricherà in modo ulteriore. Beh, Roseto è un tesoro che è fatto dai tifosi, quindi sorpresa nelle prime giornate. Ormai mi sembra una squadra consapevole dei primi mezzi, tranquilla, gioca con tranquillità, probabilmente anche con la mente molto serena, perché nessuno si aspetta chissà cosa, e quindi questo fatto ti fa giocare con una serenità, una leggerezza che spesso, cioè queste partite qua, se stai a lottare per i play-out magari non la vinci in questa maniera, invece stai sereno, la puoi vincere, e poi se dovessi andare male nessuno ti può dire niente di altro. Ripeto, i playoff per Roseto, per la piazza, sarà sicuramente un tesoro in più in tutti gli aspetti. Gabri, confermi un po' anche queste riflessioni, nel senso adesso si mette oggettivamente in discesa per i biancazzurri, perché davvero manca pochissimo, sei praticamente salvo, quindi adesso
giochi appunto con la mente sgombera da ogni tipo di paura, da ogni tipo di ansia, quindi è ancora più positivo. Diventa ancora più positiva la posizione di Roseto. Direi che sono riflessioni giuste e per chi conosce la realtà biancazzurra anche logiche, cioè che rientrano proprio nella logica di quello spirito di competizione che da sempre ha contraddistinto la piazza rosetana, quindi anche essere riusciti a trattenere Valerio Amoroso, che era oggetto del desiderio del mercato di gran parte di squadre, anche lì insomma dimostra, è un segnale abbastanza, certo, abbastanza diciamo simbolico dell'importanza che la società dà a questa post season e delle aspettative che i tifosi biancazzurri nutrono su questa appendice che spero per loro possa prolungarsi il più in là possibile. Tra l'altro esordio Stefano del nuovo acquisto di Piazza, quindi ovviamente deve prendere ancora un po' il ritmo, però insomma si è inserito, esordio con il botto in un certo senso, più che positivo. Pur senza segnare ha dato ottime impressioni, anche perché non è un giocatore che abbiamo preso per le qualità realizzative, certo, anzi è semplicemente l'unica pedina che forse ci mancava, un cambio di Robert Fulz che gli consentisse di dare un po' di respiro in più, senza snaturare May e Smith, che nessuno dei due propriamente un portatore di palla, quindi un giocatore che mette in ritmo i compagni. Abbiamo fortunatamente tanti giocatori che fanno canestro nel nostro roster, quindi ci serviva semplicemente un giocatore in più che li potesse innescare e che anche a livello difensivo potesse darci qualcosina in più. Tra l'altro una vittoria, ripetiamo ancora una volta, fondamentale, perché abbiamo rivisto poco fa la classifica e c'è Recanati dietro, sia Recanati che Chieti che hanno vinto, quindi insomma sotto, poi l'ha detto anche lo stesso Emanuele di Paolo Antonio, insomma anche le squadre sotto si sono mosse, quindi veramente vale il doppio. Certo, adesso è diventato un campionato in cui davvero tutti possono vincere e perdere con tutti, perché Forlì appunto ha rifatto la squadra praticamente a capo, Recanati è in serie ultra positiva, quindi sarà una partita difficilissima quella di domenica, la stessa Chieti, la stessa Imola, che erano forse quelle più in difficoltà, hanno entrambe vinto bene, molto bene l'ultima. Certo. La stessa Ferrara, che ne aveva vinte due, poi ha perso malamente in casa con Imola. Adesso è davvero un campionato in cui tutti lottano per qualcosa e tutti possono vincere con tutti. Quindi le ultime 8-9 partite saranno davvero tutte da giocare. Bene, andiamo adesso a vedere, scendiamo di categoria, passiamo quindi alla Serie B, andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati e la conseguente classifica per quanto riguarda il girone C, il girone appunto dove gioca la Meta Teramo Basket, Teramo che ha perso a Catanzaro 72-67 il punteggio. Ricordiamo che è stata una settimana insomma abbastanza travagliata, nel senso che Teramo ha avuto dei movimenti di mercato. Vediamo intanto qui i risultati, appunto diciamo 72-67 la sconfitta dei biancorossi contro Catanzaro. Ci sono stati anche qui dei risultati poi a sorpresa, vedete che comunque Teramo ha perso praticamente l'ottava posizione, ha sempre una partita in meno da giocare con Scauri, che si giocherà l'8 marzo e questa l'abbiamo detto più volte, insomma sarà una partita chiave. Ovviamente coinvolgo subito il presidente Ruscitti, dicevamo una settimana travagliata perché è andato via Tessitore, è andato appunto, lo ricordiamo, a Vigevano in Serie C. Si è scesi a Catanzaro praticamente con 7 uomini contati, perché si è infortunato anche Angelini, che è il playmaker di riserva. Nonostante questo, Teramo praticamente per 33 minuti abbondanti ha messo letteralmente in crisi i calabresi. Diciamo, presidente, è mancata proprio alla fine la benzina, detta proprio in parole povere. Sì, a quello che mi dicono i miei amici che sono andati a Catanzaro, la benzina, qualche decisione arbitrale non proprio serena, però questo ci sta fuori casa. No, abbiamo fatto una bella partita, tutto il primo quarto abbiamo dato segnali importanti, anche giocatori che magari avevano preso pochi tiri nelle partite precedenti, visto che la presenza di Tex era impegnativa per i compagni di squadra. Certo. Perché, e quindi un senso di responsabilità, ripeto, noi siamo andati giù senza, soprattutto Angelini che si è fatto male negli ultimi giorni della settimana scorsa, quindi ci è mancato un cambio importante con i tre ragazzini, insomma comunque alla fine abbiamo mantenuto la differenza canestro a nostro favore e adesso inizia per noi un altro campionato con l'esordio domenica in casa, il ritorno in casa di domenica col Viterbo, che dobbiamo far dimenticare i famosi 2 punti regalati. Esatto, i 2 punti lasciati. E poi c'è una serie di partite, 6 partite in un mese, perché ci sono vari recuperi, partite spostate per esigenze anche di altre società.
e ci giochiamo tutto a marzo. Diciamo che marzo è il mese fondamentale per vedere dove saremo in quel momento. Il nostro obiettivo minimo l'abbiamo, credo, raggiunto per la salvezza matematica. Ci manca, penso, forse 2 punti o 4, volendo essere molto prudenti, avendo molti scontri diretti a nostro favore. Certo. È chiaro che a questo punto dobbiamo provare a fare i playoff, questo è evidente. Tra l'altro possiamo dire che già con Viterbo ci sarà il nuovo acquisto in campo, stiamo parlando appunto dell'italo-argentino Rubera. Rubera, sì sì. È arrivato a Teramo ieri, oggi abbiamo pranzato insieme, dobbiamo fare formalità federali, lo presentiamo a voi della stampa giovedì mattina. È un giocatore importante che conosce la categoria, che voleva venire a tutti i costi in Italia, e quindi questo fatto ci ha fatto molto piacere. Poi ho visto la nostra classifica e ho detto, beh, dobbiamo fare i playoff, quindi mi sembra un atteggiamento molto positivo. Mi sembra un ragazzo, poi tecnicamente verrà, sarà compito del coach inserirlo nei giochi. Non è certamente un giocatore alla Tex, alla Tessitore, però mi dicono, adesso non voglio fare il tecnico perché sono, però mi dico che attacca bene il canestro, quindi questo fatto forse ci libera qualche giocatore che in questo momento era un po' troppo con compressione addosso. Compressione addosso, io parlo per la Gioia che magari si sentirà più libero di fare altri tipi di, però questo ripeto, sarà il nostro coach a metterlo nelle migliori condizioni per fargli fare la parte finale del campionato che tutti quanti noi ci aspettiamo. Gabri, nonostante ecco la vigilia di questo incontro, si può dire che ovviamente la sconfitta non è mai positiva perché appunto perdi, quindi non fai punti in classifica, però oggettivamente ecco, non era facilissimo per Teramo, cioè ci poteva anche stare che la squadra, non dico prendesse un'imbarcata, però ecco, non giocasse una partita di questo livello, cioè fondamentalmente l'hai persa ecco perché avevi 7 uomini a disposizione, però tutti quanti hanno risposto in maniera egregia, eri senza appunto il playmaker di riserva, quindi con Salamina costretto a fare davvero tutto in pratica, e quindi a mio avviso è stata una risposta positiva, nonostante hai perso, comunque la squadra ha risposto diciamo in coro della serie, siamo uniti, quindi con un ingresso in più, con la nuova aggiunta di Rubera, si può cominciare, insomma, si può tornare a giocare e a far punti. Certo che insomma l'assenza di Tessitore, che era un po' il leader tecnico della squadra, ha lasciato una voragine dall'esterno, ovviamente, parlo dall'esterno, certo. Una voragine tecnica importante, non so quanta voragine emotiva ha potuto lasciare, perché magari dall'esterno è difficile poter capire questa cosa. L'assenza ulteriore di Angelini ha tolto un po' di energia e di ordine alla squadra, anche quello insomma poteva aiutare in una partita che sulla carta si presentava molto equilibrata, perché Catanzaro è una squadra che ha un roster discreto ma nulla di eccezionale, e tant'è vero che Teramo anche in queste condizioni era più 9 mi sembra al 28esimo, se non sì. È stata anche a più 13 se non sbaglio a un certo punto, quindi, ma loro praticamente li hanno messi come dire, sotto shock, perché sono partiti anche subito con 4 su 4 da 3, certo. Quindi Catanzaro è andata davvero sotto anche a livello mentale, penso. Esatto, 12-2. Quindi poi è chiaro che la riserva si è accesa nell'ultimo quarto, perché subire 29 punti in 10 minuti è un segnale che probabilmente le gambe non rispondono più ai controlli e ai comandi. E quindi ci sta, l'importante secondo me è aver salvato intanto la differenza canestri, perché in una classifica così ravvicinata potrebbe anche accadere, certo, che si arriva alla fine con gli stessi punti, e la società si è mossa per colmare l'uscita di Tessitore, e quindi è un segnale importante. Il calendario aiuta, perché la gara in casa con Viterbo già ti può rimettere in carreggiata. È fattibilissima, e quindi dà anche la possibilità a coach Bianchi di avere il tempo fisiologico per inserire il nuovo giocatore. Chiaramente una cosa importante sul quale bisogna riflettere è che questa organizzazione tecnica che il coach ha dato prevedeva un giocatore con caratteristiche alla Tessitore. Adesso sarà compito dell'allenatore trovare
e quello è sicuramente una cosa che coach Bianchi farà in maniera perfetta. Sarà importante la disponibilità di Rubera a entrare in un sistema che comunque prevede delle caratteristiche, certo, che non sono calibrate esattamente sulle sue caratteristiche, quindi la disponibilità aiuta. Certo. Allora, siamo arrivati al primo break pubblicitario, ci vediamo tra pochissimo. Ben ritrovati qui a Basket e restiamo a parlare del campionato che sta facendo la Meta Teramo Basket e appunto nello specifico della partita giocata contro Catanzaro. Volevo coinvolgere subito Stefano. Stefano, in periodo appunto abbastanza particolare per i biancorossi, perché ecco, a livello di classifica sono ancora in zona playoff, possono agganciare le squadre davanti a loro, e dicevamo appunto che a mio avviso c'è stata una reazione positiva da parte del gruppo, perché davvero va via il tuo miglior realizzatore, colui anche che bene o male accentra un po' il gioco, quello che ti può far vincere le partite, quello che può essere anche uno Smith, insomma, facendo il paragone con Roseto. E invece, insomma, ok, hai perso, però è come hai perso. In questo caso Teramo ha giocato una signora partita, davvero è mancata soltanto la, come dire, la forza fisica e l'energia per la poca, appunto per la poca disponibilità di coach Bianchi. Sì, sicuramente, per le loro condizioni hanno disputato un'ottima partita, peccato solo per il risultato. Importante, come dicevate voi, ovviamente salvaguardare la differenza canestri, visto che Catanzaro è una diretta concorrente, e adesso sicuramente c'è un ciclo di partite che può consentire a Teramo di agganciare le prime 8 posizioni. E anche se io ritengo, come dissi anche l'altra volta, che centrare i playoff sia importante, ma è importante soprattutto, essendo il primo anno di B, consolidare questa squadra a livello a questi livelli anche per la città, quindi credo sia più importante questo che magari arrivare a una posizione in più o vincere una partita in più. Penso sia più importante creare una base e ricreare un po' di entusiasmo verso il basket a Teramo, cosa che mi sembra comunque stia avvenendo. Pier Giorgio, anche insomma un tuo parere sul campionato fin qui dei ragazzi di coach Piero Bianchi. Mi sembra un buon campionato, tutte le valutazioni che sono state fatte sino adesso sono verissime. È normale che adesso si deve un pochino riorganizzare, tutte le volte che l'abbiamo incontrato, perché ci siamo visti qualche volta in amichevole. Sì, avete fatto spesso amichevole, sì, anche per questioni di vicinanze. La squadra mi è sembrata sempre quadrata, con una buona identità, un'identità ben precisa. Quindi adesso certo ci sarà un innesto da fare, ma credo che insomma Piero sia un allenatore di grande esperienza e quindi non dovrebbe avere grossi problemi a, diciamo, far quadrare il cerchio. Presidente, è appunto occasione migliore, diceva anche prima Gabri, la partita di domenica contro Viterbo, quindi c'è anche un po', come dire, di fortuna della sorte, nel senso che ecco, si può affrontare un avversario alla portata in casa, e quindi poi c'è anche ecco, un motivo di vendetta tra virgolette sportiva, per cui insomma anche situazione ideale per far inserire il nuovo acquisto Rubera. Sicuramente, comunque io torno sulle parole dell'amico Blois, che ho sbagliato nome? No. Scusa, che in effetti non è tanto fare i playoff, cioè il segnale che dobbiamo lanciare in questo momento di grandissima difficoltà che tutti noi viviamo in provincia di Teramo, soprattutto chi si occupa di sport è tantissimo, è quello di noi potevamo benissimo, avendo raggiunto il nostro obiettivo minimo, starci così, senza fare movimenti in uscita e in entrata, certo, movimenti che non erano previsti, quindi è stata la volontà di Tex, grandissimo professionista, persona perfetta dal punto di vista comportamentale sportivo, che ha deciso di andare via, quindi secondo noi non dobbiamo fare dispetti a nessuno, abbiamo lasciato, augurandogli il meglio di tutte le sue possibilità sportive. Il segnale è quello che comunque dobbiamo ricreare, continuare a lavorare per ricreare quel clima di passione con fronti dello sport teramano, che in questo momento supera il confine dello sport. Deve essere un piccolo messaggio di ottimismo in una situazione generale che vede un pessimismo cosmico stare sulla nostra provincia, insomma. Che non viene aiutato appunto neanche dagli ultimi avvenimenti. Non è venuto, e purtroppo si ripercuote sul tessuto economico, sugli sponsor, su, certo, tanti
tanti aspetti che sono veramente pesanti, quindi diciamo un piccolo segno di ottimismo. Abbiamo completato il roster, proviamo a giocarci in maniera ottimistica in primavera, vogliamo vedere le rondini, poi faremo ottavi, sesti, quindi non lo so, ma non è quello, è quello di riportare i playoff a terra, ma di portare gente a vedere magari un altro campionato. Gabri, quindi consolidare praticamente e quindi chiaramente consolidare il progetto. Certo, quindi diciamo appunto d'accordo. L'obiettivo si può dire ovviamente sì, è salvarsi, poi se arrivano i playoff ovviamente tanto di guadagnato, ma appunto ricreare una base. Bisogna rispettare il protocollo, però parlare di salvezza mi sembra banale. Certo. Obiettivamente, perché ci sono delle squadre troppo certo. Più scarse del termo per parlare di salvezza. L'idea, però ricreare discorso secondo me è, come ha detto giustamente Stefano, come ha ripetuto il Presidente, è secondo me che questo consolidamento passa attraverso il raggiungimento dei playoff. Perché? Perché tu riesci a coinvolgere con un'appendice, certo, diciamo importante e qualitativa, riesci a coinvolgere l'ambiente e quindi crei la base per poi ripartire l'anno dopo consolidando quello che tu hai fatto. Ma se tu non arrivi ai playoff è sempre una stagione positiva, perché ti sei salvato, sei in matricola, perfetto, problemi zero, però perdi l'occasione per creare quello step in più che per l'anno prossimo te lo ritrovi. Questa è la mia idea. Certo, certo. Playoff che comunque sono, tra l'altro, anche parlando con tutti i giocatori biancorossi, insomma tutti quanti erano d'accordo e sono ampiamente alla esatto, portata, ecco, gli ma stessi io, giocatori. Io penso che con Tessitore i playoff si raggiungevano, adesso magari si farà anche meglio, io glielo auguro, certo, alla società. Certo. Paradossalmente, esatto, a fine ruberà altre caratteristiche. Però inserire un giocatore è sempre una cosa facile a dirsi, non semplicissimo a farsi, quindi ecco perciò che io, tra virgolette, sono contento che ci sia una partita, diciamo, interlocutore, diciamo, sì, tra virgolette, sì, sì, facile, perché dopo le partite facili, certo, devi sempre per giocare. Vincere devi giocare bene. Certo. Però c'è questa possibilità di avere un po' più di tempo, perché qui il tempo è importantissimo per entrare negli equilibri, ricreare giusti, nei ritmi chimiche, giusti. Certo. Esatto. Certo. Sì, anche perché poi noi la domenica dopo non giocheremo, perché Stella Azzurra ha chiesto lo spostamento di una partita, quindi già anticipiamo effettivamente che non ci sono le condizioni ideali perché... Certo. Pedro, tra l'altro, Presidente, inserire. È un ritmo schizofrenico praticamente, poi ha coinvolto anche Cambria, ha coinvolto anche Giulianova. Le motivazioni sono extrasportive, certo, l'unica partita che sarà rinviata per motivi sportivi è quella con la Stella Azzurra, perché fa un campionato giovanile legato all'Eurolega, e gli altri sono derivanti, certo, da questa, extra, da esatto, questa congiuntura astrale non proprio positiva che ha visto coinvolta la nostra provincia. Certo. E quindi stiamo inseguendo una regolarità del campionato. Adesso andiamo a vedere, passiamo ai risultati e alla classifica del girone D della Serie B, quindi andiamo a vedere quelli che sono stati appunto i risultati negativi sia per Campli che per Giulianova, entrambe le squadre hanno giocato nelle Marche. Andiamo appunto, perché abbiamo Pier Giorgio qui ospite studio, dalla sconfitta del Giulianova a Porto Sant'Elpidio. Pier Giorgio, una partita tosta, molto difficile, vedete appunto qui il punteggio 68-52, punteggio che però è un po' bugiardo, perché in realtà i giallorossi sono stati in partita per abbondanti 25 minuti, poi dopo, ecco, dal terzo quarto c'è stato un blackout totale a livello offensivo, ovviamente contro queste squadre la paghi cara, insomma. Una partita dalle due facce, quello era il nostro massimo vantaggio, perché siamo stati più 14 nei, esatto, primi due quarti. E poi il terzo e quarto quarto, un'altra partita, un'altra intensità, altre rotazioni che sono state diciamo guidate da una situazione falli difficile. E rimane un po' di rammarico, perché Sant'Elpidio è un po' una nostra bestia nera negli ultimi anni. Se non sbaglio siamo 1 su 8, 1 su 9. Quindi proprio non si riesce 9, a sfatare. Una cosa di questo tabù. Tipo. Sì. O almeno da che io sono lì da 3 anni non abbiamo mai vinto con Sant'Elpidio. Negli ultimi 3 anni. È una squadra comunque sempre quadrata. Adesso ha cambiato allenatore, ma comunque la loro mentalità rimane di grande aggressività, corsa. Insomma, è una squadra moderna. E purtroppo non siamo riusciti a fare questo colpo che sarebbe stato di grande morale per il momento che viviamo.
Gabri, io leggendo la tua rubrica sul sito curato dal collega da Luca Maggitti, roseto.com, insomma, non ho potuto non sorridere quando, a proposito di Giulianova, hai citato la storica frase di Asa Nikolić, cioè mucca fa latte e poi dà un calcio al secchio. È un po' il leitmotiv da parte dei giallorossi in questa stagione, perché in realtà, a mio avviso, Giulianova è un'ottima squadra, solo che, ecco, vuoi per anche sfortune, sia a livello di infortuni, prima appunto parlavamo che anche allenarsi in 10 è difficile per la formazione di coach Francani, insomma un po' una serie di fattori che stanno condizionando in maniera negativa il campionato fin qui dei giallorossi. Sì, diciamo che intanto bisogna ricordare ad onor del vero che Giulianova ha messo in uscita De Paoli, lungo, e è tuttora, diciamo, senza il centro praticamente. Quindi, sì. Quindi questa rotazione in meno sicuramente in qualche modo la società lo ha al momento, diciamo, pianificato. Sì. Nel senso che si sta ovviamente lavorando, esatto, insomma, dalle voci si pare che dovrebbe arrivare questo sostituto. O non prenderanno qualcuno. Per il resto si potrebbe parlare anche di corda in casa dell'impiccato, perché Santelpidio ci ha trovato fuori, che è un lungo del 96. In quella partita credo che si sia infortunato anche Lovatti, che non è esattamente l'ultimo della pista. Certo. Quindi al di là di questo, tu parlavi di questo motivo principale che ha caratterizzato un po' le prime 20 partite del Giulianova, in effetti credo che per motivi a me oscuri e che invece saranno sicuramente oggetto di confronto nello staff tecnico qualificatissimo del Giulianova, sicuramente non si riesce a capire perché il più delle volte dopo un primo tempo molto buono poi c'è questo, in qualche modo, questa debacle nella seconda parte della partita che consente o rimonte e sorpassi, perché qui si passa dal più 14, certo, al meno 18, esatto, sì. Cioè io ho parlato quasi di mutazione genetica, sì, tra il primo e il secondo tempo, perché è un qualcosa, certo, che obiettivamente ha poco a che vedere con le logiche di uno sport di squadra, dove ci sono elementi che non sono esattamente di primo pelo, perché Gallerini, Colonnelli, De Angelis, Ricci, lo stesso Antonello Ricci, certo, un ragazzo che a questi, certo, livelli è uno che si sente. Ora, la verità mia personale è che le squadre si costruiscono prevalentemente, mia personale ripeto, su un asse playmaker pivot. Questo è esatto, diciamo, mia idea. Poi ognuno se la canta e se, certo, la suona come, certo, vuole. E in questo momento il pivot a Giulianova manca, perché De Paoli era il pivot di ruolo, Rosa, che è un ragazzo secondo me che poi è stata una scoperta, esatto, futuribilissimo, esatto, loro hanno fatto, esatto, benissimo a prenderlo, perché è un ragazzo che ha qualità, esatto, energia. E se oggi Maganza, il primo nome mi viene in mente, in Lega 2, è un giocatore di spessore, io credo che forse Maganza all'età di Rosa non era bravo come Rosa. Quindi appunto, per dire, secondo me è un... Rose prospettive, sì, secondo me, facendo, esatto, un gioco di parole. Però la verità è che probabilmente nello spot del playmaker, dei playmaker, Giulianova in questo momento non ha quel rendimento che consente... ovviamente nulla di personale con i ragazzi, anzi, sì, cioè, sì, qui si fa un discorso, sì, tecnico, sì, oggetto, diciamo, per carità, esatto, mi sembra che ci sia questa problematica che poi magari le statistiche possono in qualche modo anche in qualche modo corroborare, però ecco, io credo che sia in questo momento credo che manchi un po' di rendimento in cabina di regia e adesso anche qualche centimetro lì nel pitturato, perché obiettivamente la stazza fisica, insomma, un po' sbilanciati, sì. Pier Giorgio, anche un po', appunto, dicevamo, parlando anche con il vicepresidente Costantini nelle altre puntate, si diceva anche, insomma, un po' di sfortuna anche a livello fisico, perché siete stati anche martoriati un po' da tanti infortuni, quindi davvero non solo bisogna far fronte anche a un problema forse anche molto psicologico in questo caso, perché è come se, appunto, appena vedi che l'avversario ti recupera, come dire, i giocatori si bloccano, sì, quindi è più mentale, però ecco, anche fisicamente non è stata una stagione fin qui facile. Parlavamo prima del discorso della scia positiva, ecco, della scia positiva, per esempio, di Roseto, di prendere convinzione, certo, e vale lo stesso discorso per le scie negative. Quando iniziano a esserci uno, due, tre episodi simili di un certo tipo, nella testa subentra un qualcosa che
gira in gergo viene detta la scimmia, tra virgolette, quando dice mi devo togliere la scimmia dalle spalle. Siamo in un periodo di scimmie che... ne ce ne sono troppe, E quindi diciamo che sicuramente anche questa è una valutazione. Sì, ci sono stati due infortuni importanti, ma chi non ne ha di infortuni? Difficilmente, certo. Quindi infatti non voglio creare un alibi. C'è stato un infortunio alla mano a Rosa, in allenamento tra parentesi, una frattura che lo ha costretto, oltretutto in un periodo felicissimo per lui, l'ho fatto stare più di un mese fuori. È una distorsione alla caviglia a colonnelli che l'ha tenuto fuori in un periodo in cui c'è stato poi la partenza di De Paoli, quindi una rotazione in meno. E questi due e più tanti piccoli acciacchi di tipo influenzale che non ci hanno permesso di avere delle buone settimane di allenamento, perché poi quello è. Io ricordo anche un episodio, se non mi sbaglio, con Venafro, che mi raccontò appunto coach Francani, che disse che in pratica erano quasi tutti influenzati, diceva il Temotto, io non spiegavo schemi o tattiche, ma appunto vedevo i giocatori, sì, prendiamo chi l'aspirina, c'era una situazione abbastanza, alcuni che avevano, sì, uno sguardo allucinato, addirittura, sì, 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 se non sbaglio Simone De Angelis aveva 38 e mezzo di febbre alla fine, sì, della partita, quindi è stata una situazione di totale sbandamento. Fortunatamente l'abbiamo portata a casa, perché Venafro all'epoca non era quella di adesso, rinforzata, e quindi ci è bastato quello per portare a casa la partita. Allora, siamo arrivati al secondo break, ci rivediamo tra pochissimo. Bentornati qui a Basket e continuiamo a parlare del girone D della Serie B e nello specifico della sconfitta di Giulianova a Porto Sant'Elpidio. Coinvolgo anche gli altri due ospiti, Stefano e il presidente Ruscitti. Stefano, insomma, abbiamo detto campionato molto particolare questo quest'anno per Giulianova, insomma anche tanta sfortuna. Adesso diciamo anche nel fuori onda, bisogna trovare assolutamente un lungo che sostituisca De Paoli. Sì. Sì, sicuramente, perché comunque è una pedina chiave che è venuta a mancare, quindi chiaramente la squadra non ha uno dei suoi punti di riferimento. Comunque Porto Sant'Elpidio non è un campo assolutamente facile, diciamo che forse anche ripensando alle passate stagioni Giulianova ha sempre avuto qualche difficoltà in più in trasferta rispetto alle gare in casa. Una squadra che in casa, nonostante non abbia un fattore campo particolarmente influente, però è difficile vincere a Giulianova. Anche quest'anno Pescara è caduto, Ortone è caduta, San Severo ha fatto fatica, negli anni scorsi anche spesso hanno fatto dei colpi eccellenti. In trasferta invece magari a volte succede l'opposto, cioè che su campi un po' più abbordabili lasciano qualche punto in più. Tra l'altro stiamo vedendo appunto proprio adesso la classifica. Presidente Ruscitti, comunque Giulianova che avrà anche questa partita da recuperare con Taranto, numeri alla mano, teoricamente insomma i playoff sono sempre lì, non sono così distanti, però ecco, bisogna tirarsi fuori un po', quella è la zona di mezzo dove non si capisce, ecco, è un po' quella che ti crea pressioni, perché ecco, puoi essere subito risucchiato nelle zone un po' rischiose, però ecco, hai sempre quei 4 punti con una partita in meno dall'ottava. Sicuramente, anche perché Giulianova, penso che, come le conosco io, è una squadra, una società che è abituata a stare lì con tranquillità, ma anche difendere in dei momenti magari di crisi. Gli infortuni, devo dire che noi l'anno scorso, quando abbiamo fatto amichevoli, noi eravamo in C, ho fatto gli amichevoli con Giulianova, mi ricordo anche all'epoca, cioè l'anno scorso aveva un sacco di infortuni, quindi... Purtroppo quando succede ne paghi le conseguenze, magari dal punto di vista o ti scatta qualcosa in più, ma comunque io credo che alla fine il campionato, i playoff sono alla loro portata, sono a 4 punti, quindi una partita da recuperare in casa o fuori? In casa, se non sbaglio, con Taranto, esatto. Beh, credo che sia una partita abbordabilissima, quindi è bene essere vigili ma non preoccupati, ecco. Parlando invece adesso di campi, abbiamo visto appunto il risultato negativo per i farnesi a Senigallia e qui appunto do l'assist diciamo a Gabri. Gabri, campi ha fatto un po' una partita schizofrenica tra virgolette, perché ha segnato 4 punti, dico 4 che non lo vedi neanche nel mini basket praticamente. Poi campi è una squadra offensivamente
molto quotata, insomma, anche a livello di statistiche. Poi ecco, la formazione di Millina è rientrata nel secondo e terzo periodo, alla fine forse ecco anche un po' la falsa partenza. Senigallia poi ha avuto un Maggiotto in versione super con un 6 su 12 dall'arco dei 6,75, insomma, poi ecco, alla fine Senigallia ha piazzato i colpi decisivi per il 74-61 finale. Sì, allora diciamo che di solito l'approccio in questo sport dice moltissimo. È tutto quasi, esatto. È tutto quasi. In questo caso è stato negativo, però bisogna appunto, come hai fatto correttamente tu, ricordare che poi Campli ha rialzato la testa con grande personalità, con grande energia, con grande voglia, e al 32esimo era in parità. Quindi a 8 minuti dalla fine la partita era completamente riaperta e sembrava che Campli potesse avere anche l'inerzia giusta per potersela giocare quantomeno all'ultima curva. Alla finale. In realtà la variabile Maggiotto ha colpito ancora, perché se 7 giorni prima aveva fatto piangere l'Amatori Pescara, domenica ha fatto piangere Campli, perché si è acceso Maggiotto, che dalla linea 3 ha tirato col 50% 6 su 12, ma poi si è procurato tanti falli, è un giocatore che ha diverse armi a disposizione e quindi obiettivamente non sono riuscito a trovare l'antidoto a Maggiotto e Senigallia sta prepotentemente tornando in lizza per i playoff, anche perché l'inserimento, loro hanno perso Bastone che era un'ottima ala molto atletica. L'anno scorso era Martina Franca, un giocatore sicuramente che vale la Serie B alla grande, però hanno messo dentro un giocatore con caratteristiche un po' diverse, però sicuramente molto più efficace nel pitturato. Sappiamo che Pierantoni è un lungo che però gli piace stare molto dietro la linea da tre, quindi questo tipo di equilibrio forse ha portato un valore aggiunto alla formazione di coach Valdi, e quindi direi che oggi Senigallia è una squadra con cui devi giocare molto bene per poterla battere. Pier Giorgio, una sconfitta appunto, abbiamo detto, quella di Campli, che però non toglie insomma nulla all'ottimo campionato che stanno facendo i farnesi, anche hanno dovuto affrontare anche una situazione molto difficile per via del palazzetto colpito appunto dal problema neve e dal terremoto. Sicuramente stanno facendo un ottimo campionato, una squadra che tosta, abbiamo potuto vedere sulla nostra pelle quando sono venuti quel a Giulianova, sì, quel famoso derby, non hanno mai mollato, quindi si stava parlando di questa partita in cui non hanno mollato, hanno recuperato, la stessa cosa vale per la partita che hanno giocato contro di noi, ma in assoluto è una caratteristica di Campli di quest'anno, anche loro hanno avuto in uscita un giocatore, ma hanno oltretutto Petrazzoli che sta rientrando, sì, con infortunio, sì, esatto. Non so adesso quando rientrerà, ma comunque è una squadra che penso che parliamo tranquillamente, anche perché ha due partite da recuperare, perché sì, stiamo parlando tranquillamente di playoff. Esatto, sì, non sì, dico sì, acquisiti, sì, ma quasi. Ma quasi, insomma, sì. È una squadra che non sarà semplice da affrontare in una situazione playoff, questo è poco ma sicuro. Stefano, mina vagante, quindi, dice Pier Giorgio, Campli potenzialmente nella post-season può creare insomma problemi a tutti. Sì, che ha un'identità, che con molti uomini e con l'allenatore lavora insieme da diverso tempo. Certo, la partenza di Serroni è una partenza pesante, però anche l'anno scorso persero due pezzi come fattore di Giulia Maria e continuarono ad esprimersi bene. Anche campo è un fattore campo importante. Certo, rispetto a quello che è stato il girone di andata, io mi aspetto un piccolo calo nel ritorno, perché credo che abbiano fatto davvero più di quello che ci si aspettava, ma sicuramente una squadra che entrerà secondo me nelle prime 8 e darà fastidio a tutti anche nei playoff. Presidente Ruscitti, insomma, si Campli che, come dire, è facile sorprendere, paradossalmente più difficile a confermarsi, riconferma l'ottimo campionato che ha fatto l'anno scorso, quest'anno appunto anche con qualche difficoltà. Quindi sì, per loro, per Campli pare un po' il discorso di Roseto, ormai sta in una zona dove si giocano forse il posto migliore tra le prime 8, quindi certo, devono recuperare due partite. Escono fuori da una situazione complicata, perché sa, gli aspetti extrasportivi, il stop and go, l'allenamento di partite, non è facile da gestire e da sopportare soprattutto. Quindi devo dire che sì, a Senigallia, che sembrava una vittima predestinata, che noi ci abbiamo fatto un amichevole in precampionato, e proprio era poca roba rispetto a noi che eravamo un insieme di uomini che stavamo provando a giocare insieme per la prima volta,
Evidentemente la quadratura l'hanno trovato, quindi credo che per Cambria sia soltanto una questione, ecco, di vedere, di raggiungere la posizione migliore all'interno dei primi otto. Non vedo grosse difficoltà ad arrivarci. Allora, scusami, vai Gabri, prego, prego. Informazione, perché altrimenti questo tassello sfugge. Abbiamo parlato correttamente della fuoriuscita di Serroni, no? Che è un giocatore importante. Cioè, Campi pensa inserito da Rego. Questo appunto. Tra l'altro a Senigallia, insomma, statistica sì, alla mano, cifra, ha già cominciato un po', che se non altro ha fatto, se non sbaglio, un 4 su 7 da 3. Insomma, no, questo tirato... anche per dare atto alla società che a fronte di un'uscita ha inserito un giocatore. Ha inserito subito, esatto. Dimostrando... Che pare, insomma, si sia già abbastanza inserito nei meccanismi di coach Millina. Allora ci trasferiamo un attimo rapidamente in Eurolega, andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati e la classifica con Milano che ha perso praticamente contro l'Efes Pilsen, Milano che anche in virtù della vittoria del Galatasaray al Palamblograna di Barcellona praticamente ritorna ultima in classifica. Gabri, lo dicevamo in modo un po' scherzoso nelle fuori onda, ha avuto questa fiammata, hai vinto contro l'Olympiacos, hai vinto anche ribaltando uno svantaggio pesante con il Darussa Faka, però ecco, hai fatto alla fine, sei sempre ultimo praticamente, quindi diciamo si riconferma ancora questo trend negativo per la formazione di Repecha. Purtroppo obiettivamente questa Eurolega è stata, ora non vorrei usare il termine fallimentare, ma se non è stata fallimentare trovate voi un termine, certo, secondo me ci ma manca poco. Ma penso sia giusto, insomma. Questa è una squadra che ha un budget sicuramente non a livello delle prime quattro, però sicuramente dentro le prime otto. Certo. E la cosa brutta... Anche perché poi, scusami se ti interrompo, vedi anche squadre come appunto la Stella Rossa, esatto, come il Baskonia, esatto, insomma che... sono lì che lottano, anche lo stesso Darussa Faka, la squadra di Bled, quindi Milano, ecco, anche secondo me tranquillamente, non dico prime quattro, ma esatto, prime otto ci potrebbe la cosa stare. Brutta è che ha infilato una serie in doppia cifra di sconfitte, ma poi brutte, cioè con scarti pesanti, con blackout inspiegabili, e per una squadra di quel livello, con quella rotazione, con quella, diciamo, con quel calibro tecnico che ha, obiettivamente ha lasciato proprio sbigottiti tutti i tifosi di fede insomma, scarpette rosse, quindi obiettivamente adesso si ritufferanno in campionato al meglio delle loro possibilità, dovranno vincere per forza questa coppa che ormai è vicinissima, però obiettivamente l'esperienza europea è stata peggiore di quella vista nell'era anche nell'era precedente, nell'era precedente, con Scariolo, sì, bravo, Banchi, lo stesso Banchi, certo, fecero certo, tutto sommato una buonissima serie europea. Stefano, guardando anche la classifica, tra l'altro Real Madrid che è primo, ha vinto la partita con Kazan, ecco, ti chiedo personalmente, la vedevi un po' così? Parliamo appunto in generale, adesso tralasciando il discorso Milano, sì, c'è qualche tua sorpresa personale? Abbiamo visto appunto c'è il Panathinaikos che nonostante tutto, nonostante abbia ridimensionato il budget, è sempre lì, insomma, ecco, dovrebbe essere appunto al quinto posto praticamente. Sì, è terzo l'Olympiacos dietro Real. Esatto. Fenerbahce, quindi diciamo i nomi bene o male sono quelli, poi... Sì, a mio avviso sorprese Stella Rossa in primis, perché è davvero la squadra col budget più basso attualmente in Stella Rossa playoff. Sicuramente in positivo, anche il Baskonia, fra quelle negative ovviamente il Barcellona, certo, più ai minimi pesante, storici probabilmente, e dire anche il Maccabi, non è il Maccabi di un tempo, però certo, vederlo parecchio lontano dai playoff oltre a Milano, diciamo queste sono le tre sorprese negative, Barcellona, Maccabi e Milano, le tre positive Stella Rossa, Baskonia. E per le proporzioni forse l'Olympiacos, che certo, anche è la prima volta, ma non forse la seconda cosa. Un tifoso delle scarpette rosse, se non ricordo male, il presidente Ruscitti, insomma, fa un po' male vedere, ecco, l'unica nostra rappresentante che davvero, detto in gergo, prende un po' sberle. Lo abbiamo detto anche in altre occasioni, purtroppo il campionato di questa tornea per Milano è stato interpretato, probabilmente le cose ci siamo, c'è un management sportivo evidentemente che non funziona, perché... Se accetti, io mi ricordo l'intervista di Repecha nel primo dell'Olea, che dice praticamente noi abbiamo la squadra più scarsa delle, quante ne sono, 12, 16? 16. Sì, sì, sì. E qui poi ridice non con l'Efes, quell'altra, non dobbiamo giocare perché erano più forti. Cioè, mi sembra schizofrenica la certo, gestione. Ed è una squadra con quel budget, con quelle dimensioni, ci si aspetta una gestione, non dico in NBA, ma molto simile, o comunque molto più europea rispetto certo, a...
se ci va Teramo a fare l'Eurocup, giustamente prova a fare bella figura, ma lì hai investito soldi, roster, poi ti rituffi in un campionato italiano dove spesso prendi gli schiaffi perché arrivi con una presunzione, tipo Avellino, che dopo ti rendi conto che probabilmente c'è qualcosa che non funziona nella struttura. Da tifoso, con quei soldi, insomma, ci fai fare i campionati a tutta la provincia di Teramo in Serie A, insomma, no? Tutti uniti, insomma. Tutti uniti. Allora, ma anche quattro squadre di Serie A ci fanno, cioè, con quello. Sì, eh? Assolutamente, assolutamente. Allora, siamo addirittura d'arrivo, torniamo quindi adesso ai campionati delle quattro formazioni teramane, andiamo a vedere i prossimi turni, partendo ovviamente dal girone est della Serie A2, l'abbiamo anche detto prima, Roseto rigioca in casa contro Recanati, insomma abbiamo anticipato Recanati che adesso è in un ottimo momento, Stefano, quindi sì. Altra partita chiave, un po' diciamo una partita gemella come contro Forlice, sì, si incontra esatto. Una squadra che sarà con il coltello tra i denti, esatto. In questo caso però ha un trend positivo rispetto a Forlì. Esatto, Forlì e Recanati erano due partite che dovevamo vincere assolutamente per consolidarci, ma non sono due partite facili, deve ingannare la classifica, non lo sarà quella con Forlì, non lo sarà neanche quella con Recanati, hanno aggiunto Rush che sta andando molto bene, sono in ottima forma, però di fronte al nostro pubblico vogliamo giocarci tutte le carte per vincere anche questo. Passiamo adesso ai prossimi turni per quanto riguarda il girone C della Serie B e quindi Teramo che riceve al Pala Scapriano Viterbo. Presidente, insomma, sulla carta è una partita abbordabile, bisogna ovviamente giocarla e quindi insomma fare due punti fondamentali per non gioca la carta, quindi esatto. No, bisogna vincere assolutamente per moltissimi motivi e ultimo perché abbiamo regalato due punti a Viterbo, ancora che vendetta. No, bisogna vincere perché è giusto tornare a avere ambizioni, avere aspettative importanti, invito infatti ai tifosi teramani di starci vicino, anche perché esordirà lo straniero di Coppa, quindi è un motivo in più per venirci a vedere. La partita sulla carta così abbordabile, però dopo bisogna metterla dentro. Allora, vediamo adesso i prossimi turni, invece concludiamo con il girone D della, appunto, sempre della Serie B, quindi con i prossimi impegni per quanto riguarda Campli e Giulianova, appunto Giulianova che va a San Severo, Pier Giorgio, partita difficilissima. Io dico sempre, ecco, in queste situazioni si può, anzi si deve giocare con la mente libera, quindi insomma le pressioni non ci sono, ovviamente è un'impresa molto molto difficile. È molto difficile, San Severo è una delle squadre più quotate del girone per provare il salto di categoria, certo ce ne sono magari, ecco, Montecanaro e Pescara che forse sono un filino più quadrate, però ecco, e poi è un campo sempre sempre molto, molto ostico, perché insomma, certo, sappiamo la tradizione di San Severo. Gabri, Campli che riceve Monteroni, verrebbe da dire carta fatta, ovviamente abbiamo detto non vince la carta, come ha detto giustamente il presidente Ruscitti, però ecco in casa gli uomini di Millina non dovrebbero in teoria avere tanti problemi con la formazione pugliese. Non li avranno sicuramente, uno fisso, Monteroni credo che sia la squadra con il budget più basso in assoluto di questo girone, secondo me non hanno proprio speranze di potersi opporre alla voglia di riscatto che sicuramente Campli avrà tornando a giocare al Pala Borgognoni. Ovviamente in bocca al lupo a tutte le formazioni teramane. Allora, abbiamo concluso questa prima parte della nostra trasmissione. Io ringrazio i miei ospiti, a partire dal presidente della Meta Teramo Basket 1960, Ermanno Ruscitti. Grazie, buonasera. Dal team manager, ringraziamo il team manager dei Roseto Sharks, Stefano Blois. Grazie a voi, buonasera. Ringraziamo pure il preparatore, ovviamente, del Giuliano Basket, Pier Giorgio Virrini. Grazie Pier Giorgio. Grazie, buonasera. Ed infine Gabri di Bonaventura. Grazie Gabri, alla prossima. Grazie a voi, è stato un piacere. Bene, siamo arrivati appunto alla fine della prima parte di questa nostra trasmissione. Ci rivediamo tra pochissimo per parlare di atletica leggera. A tra poco. Bentornati e benvenuti a questa seconda parte di Basket e, come vi avevamo anticipato poco fa, al termine della prima parte parleremo di atletica leggera, nello specifico dell'atletica Gran Sasso Teramo e, andando ancora di più nello specifico, di quella che senza ombra di dubbio è l'atleta del momento per quanto riguarda appunto l'atletica biancorossa. Stiamo parlando di Gaia Sabatini, benvenuta Gaia. Buonasera a tutti. E del suo tecnico anche, Marcello Vicere. Ciao. Buonasera. Marcello, benvenuto. Ciao. Allora, Gaia, che è stata appunto di recente campionessa italiana sugli 800 metri, categoria juniores, campionati che si sono svolti ad Ancona. Gaia, tempo 2:13, avevamo detto, 2 minuti e 13, insomma, innanzitutto
Raccontiamo un po' quella che è stata questa splendida vittoria, questo splendido successo. Beh, sono stata molto felice di vincere perché non ho mai vinto un campionato italiano, nonostante ci sia andata molto vicino, e quindi per me vincere è stata una soddisfazione grandissima, anche perché ci ho creduto fino alla fine. Ho fatto appunto molte gare prima di questi campionati italiani, dove ho visto che ero molto preparata perché ho fatto una buona preparazione invernale, e quindi ci ho creduto fino alla fine. Infatti appunto è arrivata la vittoria e sono molto felice di questo. È stata, poi lo dicevamo anche nel fuori onda, anche con Marcello, è stata la tua la batteria più tosta praticamente, quella con le avversarie più impegnative. Sì, certo, perché erano degli 800 a serie, dato che non si poteva fare nella batteria, cioè la finale, quindi è stata soltanto una gara che si è svolta domenica, e quindi si andava a serie, quindi dai tempi più alti ai tempi più bassi, e quindi appunto la mia erano i tempi più bassi, quindi siamo partite in 9 con tempi molto bassi, infatti c'era una bella competizione. Marcello, coinvolgo anche te, insomma rompiamo il ghiaccio, perché abbiamo più volte parlato di Gaia, che insomma davvero è un atleta prodigio nel panorama dell'atletica, sia appunto a Teramo con l'Atletica Gran Sasso, però in questo caso insomma comincia a cogliere successi in ambito nazionale con loro appunto ai campionati italiani. Dicevamo anche nel fuori onda che va a coronare anche un periodo, l'ha detto anche Gaia, dove aveva fatto anche altre gare, non solo gli 800, quindi insomma il giusto coronamento di un ottimo lavoro che sta svolgendo fin qui. Sì, abbiamo iniziato a ottobre con la preparazione invernale, ho fatto alcuni cambi, alcune modifiche sulla sua preparazione, e già vedevo che nei test che facevamo al campo avevi risposte positive. Avevo delle risposte positive. Poi sai, le indoor sono sempre gare un po' particolari, pista diversa, certo, sollecitazioni muscolari diverse, quindi speravo in qualcosa di buono. Devo dire che l'aspettavi già in un certo senso? Me l'aspettavo, però non così perentorio la cosa, nel senso, però ho avuto già dei riscontri positivi con la prima gara, il 1000 indoor, qualche mese fa già, quindi è già passato un mese, lì 2.51, abbassato di quasi 4 secondi il suo limite, lì capì, quindi aveva già lanciato un segnale. Già aveva lanciato un segnale positivo. Il 400 ulteriore la domenica successiva ha migliorato. E dopo c'è stata la bellissima gara, sempre indoor, sugli 800 con un buon riscontro cronometrico, 2.10. Tra l'altro prima Gaia mi ha dato una sorta di assist, parlando appunto un linguaggio, intanto qui stiamo vedendo appunto le immagini della vittoria ad Ancona, appunto l'ha detto anche prima, l'ha anticipato Gaia stessa, non sono gare secche tra virgolette, cioè noi siamo abituati, perlomeno anch'io sono abituato a vedere l'atletica e sono appunto la qualificazione, poi ecco la semifinale, finale, via dicendo, quindi secondo me è anche più, come dire, più difficile in questo caso, perché non è che dici ok adesso c'ho la finale e quindi do tutto. Io adesso ecco ragiono da neofita praticamente, però ecco è un risultato ancora più importante perché davvero anche a livello mentale penso sia molto più difficile. Diversamente dai campionati outdoor esterni, le indoor sono particolari, sollecitazioni muscolari diverse, quindi anche una fatica diversa, quindi certo, fanno le serie e non le batterie. Certo. Le serie vengono suddivise in base ai tempi, lei stava nell'ultima serie con i tempi migliori. C'è stato un po' di, perché la sua batteria è stata particolare perché si sono studiate. Quindi all'inizio una fase, esatto, è stata una fase di attesa, studio. Infatti sì, il passaggio 400 è stato lento. Sì, poi da lì diciamo. E lì poi si sono divertite, è partita la Tozzi, lei ha risposto, ha saputo rispondere bene, è stata dietro e poi. Lì sono momenti, sono attimi, chi ne ha vince la gara, e lei devo dire che ci ha messo il cuore gli ultimi metri per vincere, voleva questa vittoria e l'ha ottenuta. Gaia, che cosa hai provato? Tra l'altro abbiamo visto pure le immagini di quando sei arrivata, insomma, che si è messa a terra, ovviamente è stata una grandissima prestazione, però poi io mi ricordo di avertelo anche detto un'altra volta, sei
sei cattiva anche in gara, nel senso buono, cioè hai proprio una cattiveria, una grinta, ma si vede, cioè agonistica. E quindi ecco, ti chiedo anche cosa hai provato in quel momento, la domanda che si fa un po' a tutti, però ecco, ho visto che eri anche stanca giustamente, poi contenta, avevi già intuito insomma che ci poteva scappare un risultato importante. Sì, sì, certo, ho intuito, anche perché appunto ho ottenuto buoni risultati nelle gare precedenti e ero incredula, perché appunto non ho mai avuto una vittoria a un campionato italiano, quindi ancora non ci credevo. Per realizzare la vittoria ci ho messo un po'. Però comunque sono molto felice, ancora adesso mi riguardo la gara e mi emoziono. Tra l'altro hai dedicato la vittoria in primis ovviamente al tuo papà, mm-hmm, e poi anche alla città di Teramo, quindi gesto che è stato poi veramente apprezzato a 360 gradi, anche per ovviamente le difficoltà che stiamo vivendo in questo momento. Quindi insomma, attaccamento ovviamente in primis al cuore e poi anche alla città stessa, quindi anche qui un po' si vede la mentalità della Gran Sasso, che vuol dire siete orgogliosi di appartenere, sì, a questa, certo, società. Mi sembrava giusto comunque dedicare anche la vittoria alla città, perché ha avuto un sacco di problemi e difficoltà, e quindi mi sembrava giusto farlo, anche perché la mia città è la città che mi ha cresciuto, che mi ha permesso di fare atletica, che mi ha trovato un allenatore comunque, quindi... Marcello, infatti colgo anche qui l'assist, perché l'abbiamo appunto anticipato in modo velato in un certo senso, è un po' questo lo spirito che caratterizza l'Atletica Gran Sasso, cioè si vedono appunto questi ragazzi che sono fidelizzati innanzitutto con il territorio, con l'ambiente, poi si crea questa simbiosi in questo caso tra te e Gaia a livello tecnico, quindi l'atleta che trova il tecnico cresce con questa società, poi ovviamente se ci saranno, come dire, un cursus honorum, un avanzamento di carriera, ben venga, però si vede, insomma, è positivo che questi ragazzi, insomma, abbiano la felicità per gareggiare con i colori, di gareggiare con i colori biancorossi, per i colori biancorossi. Sì, l'atletica leggera è uno sport individuale, quindi il feeling tra tecnico e atleta è importantissimo. Ci vuole volontà, ci vuole fermezza, ci vuole, è una simbiosi che si deve creare per far sì che i risultati possano avvenire. Non è facile, a volte ci sono anche difficoltà oggettive, tipo anche il quasi mese di brutto tempo che abbiamo avuto, che, certo, ci ha creato pochi problemi, quindi fa gli spostamenti, vai in altre città per allenarsi, perché e non è facile, e insomma, non è facile, perdi un po' anche il ritmo, devo, diciamo, dire che dell'allenamento. Qui abbiamo avuto il sostegno e l'appoggio del nostro presidente, di tutta la società, per fare anche gli spostamenti e allenarci con un certo criterio, così come fanno i miei colleghi con gli altri ragazzi. Tra l'altro, sempre ad Ancona, appunto, restiamo sempre ai campionati italiani, ci sono stati anche altri risultati positivi da parte degli altri atleti, appunto dell'Atletica Gran Sasso, e in questo caso, Marcello, si può dire che insomma, per essere una società tra virgolette, lo dico, piccola, perché appunto non stiamo parlando di, ecco, una squadra, una società della Lombardia, del Piemonte o del Veneto, insomma, dove le possibilità economiche sono maggiori, state dettando legge in un certo senso in queste prime giornate, quindi non solo Gaia, diciamo, un po' la punta di quello che poi in realtà è tutto un movimento che state creando e che sta crescendo. E con orgoglio che dico che veramente abbiamo dei ragazzi in gamba che stanno facendo onore. Le ultime medaglie arrivate domenica scorsa con la categoria allievi, tra Salvatore Angelozzi, Valerio Latino, la Montanaro sul peso, medaglia d'oro, quindi devo dire che il lavoro che si sta facendo sta creando veramente molta soddisfazione. Gaia, io ho notato una cosa, ovviamente anche perché siamo, come dire, siamo il 99% quasi tutti connessi anche sui social, quindi vuoi o non vuoi sappiamo un po' tutto di tutti in maniera visiva, però ecco, quello che io personalmente vedo è che tra di voi, cioè proprio tra tutti i compagni, tra tutti i ragazzi Atletica Gran Sasso, c'è un grandissimo spirito di squadra, e qui in questo caso è un po', come dire, un paradosso, perché l'ha detto anche prima Marcello, l'atletica è uno sport individuale, però si nota davvero questo, come dire, questa voglia di stare insieme, di sostenervi. E l'aveva anche detto il professor Mazzaufone in una puntata in cui era stato ospite. Come dire, tu sei l'atleta di, in questo caso, Marcello Viceré,
poi ci sono anche gli altri atleti allenati dagli altri tecnici, ma in realtà c'è uno spirito collettivo che caratterizza appunto Atletica Gran Sasso. Siete molto uniti. Sì, certo, perché comunque vedendosi ogni giorno al campo, perché tutti quanti ci alleniamo, quindi ovviamente siamo tutti quanti amici. Infatti si è visto anche ad esempio la festa dell'Atletica, dove ci siamo messi a ballare tutti insieme. Certo, ma pure, anche in queste situazioni, sì, appunto con gli Ardi. Oppure comunque anche alle gare, dove ognuno fa il tifo all'altro, c'è sempre questa comunque unione tra di noi. E ovviamente è perché condividiamo la stessa passione, quindi ovviamente siamo amici. Tra l'altro, Gaia, anche un'altra, insomma, un'altra cosa, una curiosità in questo senso. Sul tuo profilo hai la parentesi che ho scritto Atletica sei tutto, quindi anche in questo tanti anni fa però ecco, quindi cioè per te davvero è proprio, hai anche una mentalità, in questo caso dovrebbe dire Marcello, la vecchia mentalità che potevano avere, non lo so, i russi, gli slavi, insomma, appartenenza e soprattutto amore totale per questa disciplina. Sì, certo, no, per me è così alla fine, perché se io mi infortuno o altro, non posso allenarmi, mi ammalo, per me è bruttissimo. Stai male, sì, praticamente. Certo. Veramente brutto. Infatti la settimana scorsa ho avuto la febbre, 3-4 giorni, è stato un incubo. Scalpitavi praticamente a casa, sì, che non potevi allenarti. Marcello, senti, questo atteggiamento, tanto vediamo appunto anche delle belle immagini di Gaia mentre si allena al campo scuola. Io ovviamente volo basso, cioè nel senso, non è che, anche per rispetto in primis di Gaia, però questa cosa, anche queste parole che sento dire, io sto male se non mi alleno, poi ecco, lo senti anche dire da quelli che diventano, insomma, anche atleti di un certo livello, cioè appunto anche questo atteggiamento che ha lei nei confronti proprio dell'amore che ha per l'atletica leggera, io penso che per un tecnico, in questo caso il tecnico sei tu, sia il massimo, perché vedi una persona predisposta totalmente ad accettare qualsiasi tipo di sacrificio. Quindi la figura del tecnico, ecco l'importanza, cercare non solo di allenare, ma di educarla anche alla vita sportiva, certo, alla vita sana, tranquilla, quindi la fidelizzazione a questo tipo di vita che comunque comporta tanti sacrifici. Certo. E quando vedi l'entusiasmo in loro, quando vengono ad allenarsi, già quello è un risultato. Esatto, già ti diamo, già ti dà un input, una base, positivo per, certo, per andare avanti. Tra l'altro adesso siamo in addirittura d'arrivo, Marcello, i prossimi, insomma, prossimi obiettivi, adesso avete conquistato quest'oro, quindi nell'immediato. Ecco. Adesso nell'immediato, lei il 4 marzo ha il triangolare con la nazionale, ad Halle, se non Germania, sbaglio in Germania, esatto. Germania, sì, con Francia, e Germania e Italia. E da lì poi, dopo un po' di riposo, prepariamo un po' la stagione estiva. L'obiettivo principe sono gli europei juniores in Italia quest'anno a Grosseto, e quindi si lavora per quelli. Gaia, quindi insomma si comincia già a far capolino anche la parola nazionale, ecco, sì, quindi non solo i colori biancorossi, anche l'azzurro della nazionale. Sì, speriamo vada tutto bene, speriamo bene per questo triangolare, speriamo soprattutto per gli europei di Grosseto, perché si gioca in casa, sono qui in Italia, quindi è una grossa opportunità, quindi speriamo di dare spettacolo. Un grandissimo in bocca al lupo ovviamente, sia grazie, a te ovviamente, grazie, che al tecnico Marcello Vicerè. Io ringrazio ancora sia Gaia Sabatini che Marcello Vicerè, ci rivedremo ovviamente alla prossima, grazie ancora. E siamo arrivati quindi al termine di questa, appunto, di questa puntata di Basket E. Noi ci rivediamo come sempre martedì prossimo alle ore 21. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. We'll be right back.